Salve a tutti ragazzi, da Pier Dark Knight 91 ci ritroviamo in Hardware Rivals. Allora, prima di incominciare volevo farvi vedere delle cose abbastanza belle di questo gioco. Allora, la configurazione pilota, che l'altra volta siamo stati molto molto sbrigativi. Allora, il personaggio, a parte che puoi scegliere il colore, l'altra volta avevamo sbloccato questa decalcomania, guardate com'è bella. Possiamo scegliere i potenziamenti sia del veicolo sia del nostro pilota. Adesso vi faccio vedere. Non ho sbloccato quasi niente, non ho potuto giocare. Come sapete, ho avuto problemi in questi giorni con loopare il video su YouTube. Spero che oggi vada tutto bene. Allora, i potenziamenti che abbiamo attualmente sono questi. Allora, il puntamento, ovvero l'estrazione rapida, l'aggancio del bersaglio più rapido e i danni inflitti saranno più veloci, mentre poi abbiamo quest'altro che ottiene un vantaggio con un raggio di aggancio più rapido per tutte le armi. Per il momento lasciamo queste. Poi vabbè, ci sarà i potenziamenti sul motore, ci saranno i potenziamenti sulla difesa che si sbloccheranno a un determinato livello, sul motore a livello 7, in difesa a livello 12. Poi a livello 17 il rilevamento. E poi abbiamo a livello 22 sbloccheremo il potenziamento delle armi. Adesso invece vi faccio vedere i potenziamenti del veicolo. A parte la decalcomania che abbiamo sbloccato nella prima puntata, io tengo questa rossa. Abbiamo il contenuto aggiuntivo. Cos'è il contenuto aggiuntivo? In poche parole, andrà a migliorare il nostro veicolo, guardate, in caratteristiche, la dotazione standard, qui possiamo mettere l'incudine e qui la prima linea, così si chiamano. Poi possiamo migliorare la parte superiore, guardate, davvero molto carino questo gioco. I lati, vedete, possiamo mettere le mine ai lati oppure, ne so, la ruota di scorta. Le armi possono essere potenziate, guardate, davvero molto belle. Le ruote, guardate che figata queste ruote, davvero fantastiche. Su questo veicolo ci andrebbero bene molto queste. Quindi ragazzi, oggi cosa volevo fare? Visto che l'altra volta abbiamo giocato una partita veloce, vorrei fare video per video differenti tipi di scontri. Oggi incominciamo con lo scontro totale, ovvero il tutti contro tutti. Nei prossimi video andremo a fare lo scontro fra squadre, il dominio fra squadre, poi l'eliminazione a squadre, andremo a vedere che cos'è. Vabbè, la partita privata e l'addestramento non ci serve. Poi in base al video che riceve più visualizzazioni, cioè nel senso che qual è lo scontro che vi piace di più, porteremo di più quel tipo di scontro. Esempio, oggi andrà bene lo scontro totale, andremo a giocare sempre lo scontro totale se vi piace di più, così può succedere anche per lo scontro fra squadre o il dominio a squadre. Comunque ci siamo capiti. Adesso cerchiamo la partita e ci vediamo direttamente in game. Eccoci qui ragazzi, siamo partiti, il tutti contro tutti è pronto. Allora incominciamo a prendere le prime icone che ci serviranno per abbattere i nostri nemici, se ricordo. Come cacchio si fa? Attenzione che ci stanno sparando addosso. Allora, in questo gioco non bisogna essere frettolosi. Occhio che qua ci sparano. Abbiamo già 74 di vita. Adesso andiamola a prendere questa iconcina. Ok, donna mia. Ok, abbiamo preso il primo missile. Vediamo se riusciamo a agganciare qualcuno e buttarlo fuori. Ok, missile andato. Oh cacchio, quando sono, oh cacchio, questo ci mira. Ah, abbiamo sbagliato qui. Occhio, ah, ci ha bloccato, vediamo se riusciamo a... Aia, abbiamo ancora tanta vita. Siamo riusciti a ripartire? Oh cacchio, siamo finiti. Non andrà bene come la prima partita, perché avevo giocato molto di più. Usciamo da lì, maledetti. Vediamo se riusciamo a prendere una maledettissima
Energia, sì, vai. Ok. 85. Per il momento non abbiamo fatto uccisioni, quello è il problema. Attacco aereo, attenzione. Oh cacchio. Ok, eliminato. Connessione in corso. Che è successo? Siamo morti? Bah, non ho capito perché ha fatto connessione in corso. Comunque, mi sa che un'uccisione l'abbiamo fatta. Dove sono gli altri? Eccoli. Vediamo se lo riusciamo a eliminare. Dai, muori. 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 Oh, non vuole morire. Niente, non muore. Oh, muori. Non ci posso credere. Questo sta fermo perché lo abbiamo bloccato. Oh, ce l'abbiamo fatta. E non siamo potenti in questo momento. Dobbiamo ancora migliorare tantissimo il nostro veicolo. Però, vediamo. Abbiamo fatto 2 uccisioni, 0 morti. Bene così. Sono spariti tutti, non so il motivo perché sono spariti. Ce ne sono, guardate, ce ne sono davvero tantissimi. Solo che sono spariti perché molto probabilmente hanno paura dell'attacco aereo e sono tutti su una piattaforma. Vediamo di uccidere qualcuno, se ci riusciamo. Eliminato! Ok. Attenzione, ci hanno buttato una bomba. Eccolo il missile che arriva! Schivato. Schivatissimo, no, schivato. Cacchio, si sta avvicinando uno. Andiamocene da qui. Andiamocene da qui. Spara. Niente. Ah, per il momento... Oh, sbanda, sbandissima. Ok. Prendiamo. Oh, finalmente un missile lo abbiamo preso. Vediamo di riuscire ad ammazzare qualcuno. Se... Mamma mia, vorrei trovare l'attacco aereo. Eliminato! Mamma mia! Nonostante non sto giocando per niente a questo gioco, mi trovo davvero molto bene, intuitivo. Attacco aereo! Ecco, adesso dobbiamo scendere per forza giù, perché sennò siamo fritti. Mancano 23 secondi e noi scendiamo giù. Ok, però dobbiamo stare attenti adesso a tutti quelli che scendono. Mamma mia, c'è carro armato, eliminato. Mannaggia. E adesso è difficile, adesso è difficile. Eh sì, ecco, adesso c'è l'attacco aereo. Ok, ci siamo salvati, almeno dall'attacco aereo, però siamo morti lo stesso perché sono andati comunque tutti... tutti giù e lì è successo un casino. Allora, abbiamo per il momento 4 uccisioni e 1 morte. Oh cacchio, ci stanno mirando, ci stanno mirando. Ecco. Mannaggia. Dai, bloccato. Si è ribaltata la situazione, caro amico mio. Non sei riuscito ad ammazzarmi. Niente. Ammazziamo tutti! Vai! Cacchio, vanno ammazzato. Ah, 40 secondi alla fine, ragazzi. Siamo al termine. Ok, vediamo di fare qualche altra uccisione. Ci proviamo? Magari trovavo l'attacco aereo. Comunque non stiamo andando male. Preso. Mamma mia, si vola? Il nostro catorcino? Volo fallito. Ah, ci sparano addosso. Salviamoci. Prendiamo sto missile. Può sempre servire. Oh no, ce l'ha eliminato un altro. Mannaggia. Ah, alla fine siamo morti. Ok ragazzi, partita terminata. 4 uccisioni, 3 morti. Il quarto posto. Siamo saliti di livello, siamo adesso al livello 5, è già una cosa molto buona. Abbiamo sbloccato un nuovo potenziamento, che cos'è? Tiratore scelto, resta sul bersaglio con un sistema avanzato per armi primarie. Bene così. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete sempre un bel like, condividete e commentate. Ciao a tutti da PierDarkKnight91.